Durante il suo periodo alla guida di questo comando non ha mai nascosto l'amore e la passione nei confronti di questo edificio a cui poi ha dedicato uno studio, il convento dei Cappuccini di Catanzaro, che ospita appunto il comando regionale dell'esercito. Sì, è vero, anche perché oggi non l'ho detto in presentazione, ma quando sono entrato qui in questo edificio ho subito capito che si trattava di una sede storica importante. Ho cercato qualche elemento storico, qualche informazione, ma erano poche e frammentate, allora ho deciso di raccogliere tutte quante le informazioni, indagare un po' e fare un libro che ho fatto grazie al sostegno anche dei catanzaresi, e mi permetta di dire che questo libro l'ho fatto come ringraziamento nei confronti dei catanzaresi che mi hanno ospitato qui per 2 anni e mezzo quasi, e come ringraziamento per il personale militare e civile che ogni giorno varca la caserma e che adesso sa qualcosa di più sulla storia di questo edificio. Ci racconti qualche chicca che magari i catanzaresi stessi non conoscono? Le chicche, io penso che i catanzaresi non tutti conoscono tutto, come ovvio che sia, però sicuramente il terremoto del 1783 è ben conosciuto, che ha lasciato una serie di documenti, la peste che dal mio punto di vista ha permesso la costruzione dell'ala est del convento dedicata a infermeria, non solo la peste ma anche il fatto che questo probabilmente era un sito che prima di diventare un sito religioso era un sito militare, perché all'interno c'è una struttura che non ci azzecca niente con la struttura conventuale, che è molto simile a una torre, di conseguenza è facile ipotizzare che si trattasse di un sistema periferico difensivo della stessa città fortezza di Catanzaro. Quindi un edificio che comunque fa riflettere e aiuta anche a ricostruire un po' la storia della città. Assolutamente, assolutamente sì, aiuta a costruire la storia della città e aiuta a fare presente che a un certo punto a Catanzaro, intorno al XVI secolo, cominciano a fiorire strutture religiose, monasteri, conventi, e quindi questo ci deve far riflettere. Perché sono fiorite tutte queste strutture? Ecco, lo dico anche all'interno del libro.